Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Con l'avvento della next gen iniziano a farsi sempre più martellanti le campagne pubblicitarie di Sony e Microsoft per promuovere al meglio le nuove console. Vedendo in particolare i nuovi spot dedicati a PlayStation 5, mi sono reso conto di quanto sia cambiata la strategia comunicativa del colosso giapponese nel corso degli anni e in generale di quanto il settore videoludico si sia uniformato a degli standard in linea con gli altri settori dell'intrattenimento. Quindi oggi vi beccate un video un po' nostalgico, perché vorrei passare in rassegna alcune delle pubblicità più assurde che hanno segnato il mondo dei videogiochi, sia a livello internazionale sia in particolare nel nostro paese. Mi raccomando, vi voglio bene attenti perché sarà una ricognizione abbastanza libera, senza seguire una classifica o un ordine cronologico. Vi aspetto nei commenti per sapere qual è il vostro spot preferito e se ci sono altre pubblicità che meritano di essere segnalate, magari in un secondo episodio. Prima di partire, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo dal presente, perché il primo spunto me l'ha dato il post del famosissimo trapper Travis Scott, che grazie a un'intelligente trovata da parte di Sony ci tiene a farci sapere che non si sa bene come, perché è uno dei primi a stringere tra le mani PlayStation 5. Negli anni non sono certo mancati endorsement del genere, ma per rimanere in tema musicale, forse non tutti si ricordano che negli anni 90 anche Nintendo Italia aveva provato ad aggredire il mercato musicale, scegliendo come testimonial un giovanissimo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Magari non un artista di fama internazionale come Travis Scott, ma immagino fosse un bel punto a favore del NES agli occhi degli adolescenti dell'epoca. 130.000 punti! Oh, come hai detto che ti chiami? La Nintendo mania dilaga. Fatevi prendere! Sega, rivale di Nintendo in quegli anni, non rimase di certo con le mani in mano e dopo aver sfruttato alcuni tra i volti più noti del calcio italiano, trovò la sua arma definitiva nell'attore comico Jerry Calà, una vera superstar del periodo, un matrimonio improbabile che risultò in degli spot che oggi non possono che far morire dalle risate, eppure vi garantisco che in quegli anni l'accoppiata era vincente, tanto che Calà riuscì quasi ad ipnotizzare il suo pubblico con delle frasi meme ancora oggi marchiate a fuoco nella nostra mente. Capito, Sonic Beige? Se suona, vinci! Vigile! Occhio però! Sono giochi preziosi! L'avvento di Sony segnò anche un cambiamento radicale della percezione da parte del pubblico del videogioco, che ora iniziava ad essere visto come un intrattenimento anche per adulti, non solo un passatempo per bambini. E questa nuova prospettiva fu agevolata da una campagna pubblicitaria che metteva in secondo piano i giochi e le console, proponendo degli spot tanto inquietanti quanto in grado di suscitare curiosità verso il brand. Mi ricordo ancora il casino che si scatenò nei confronti di questa reclame, che proponeva una sorta di intervista ad una ragazza dai tratti somatici artificialmente alterati. I giornali del tempo riportavano addirittura crisi isteriche e ricoveri al pronto soccorso dopo aver visto la pubblicità, contribuendo così a creare un clima di isteria che non fece altro che favorire Sony. Questa formula astratta esplose letteralmente nel periodo di PS2, dove Sony affidò la regia di un suo spot a un maestro del cinema americano come David Lynch, lasciandogli completamente carta bianca. Il risultato fu, particolare. Welcome to the third place. PlayStation 2, the third place! In realtà, dalle parti delle console Sony erano già approdati i registi cinematografici di tutto rispetto, indimenticabile infatti la collaborazione con il papà degli zombie, George Romero, per creare dei mini spot in live action per promuovere l'uscita di Resident Evil 2, operazione che tra l'altro è stata omaggiata creando qualcosa di molto simile con il remake uscito qualche anno fa. Anche Nintendo e cinema si sono spesso incrociate. Ad esempio, l'uscita del remake di Ocarina of Time su 3DS fu accompagnata da delle pubblicità che vedevano l'attore Robin Williams, grandissimo fan dell'azienda giapponese, giocare al titolo insieme a sua figlia Zelda. Un nome non scelto a caso, a quanto pare, perché l'attore era così innamorato delle avventure di Link da rendere onore alla serie chiamando sua figlia proprio come la principessa di Hyrule. Non dimentichiamoci però che il più grande stunt pubblicitario di Nintendo fu proprio quello di creare un intero film solo per pubblicizzare i suoi prodotti, il piccolo grande mago dei videogames, ovvero un'enorme lunghissima marchetta di 100 minuti travestita da lungometraggio. E consiglio ai più giovani di recuperare assolutamente questa perla di fine anni 80. I love the power glove. It's so bad.
Un altro aspetto che col tempo si è andato a perdere, anche se di tanto in tanto riemerge con delle frustate inaspettate, è la competitività della pubblicità comparativa. Molti di voi sapranno che uno degli slogan più famosi che imperversava durante gli anni 90 in piena console war era proprio Genesis does what Nintendo don't, ma in realtà i colpi bassi arrivavano da tutti i fronti e anche i più insospettabili si lanciavano in quelli che oggi potremmo definire dei veri dissing. Potrei andare avanti per ore elencando le pubblicità completamente fuori di testa che hanno segnato la mia infanzia, ma vorrei chiudere con due video a cui sono particolarmente affezionato. Il primo è la pubblicità di Super Smash Bros. Per Nintendo 64, che racchiude perfettamente tutto il carattere irriverente del primo episodio della serie. Insomma, ricordiamoci che vedere Mario prendere a calci e pugni Pikachu non era affatto una cosa scontata, soprattutto per la Nintendo degli anni 90. Ma se dovessi scegliere uno spot in grado di racchiudere tutto il genio creativo del popolo giapponese e il suo estro completamente fuori di testa, beh, non avrei dubbi su quale nome indicare. Lo Zelda rap pensato per pubblicizzare l'uscita nei negozi nipponici di A Link to the Past per Super Nintendo. Vi lascio la visione integrale di questo capolavoro senza aggiungere altro. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Come al solito, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Spot, Michele Commercial, ciao! スーパーファミコン。知らず知らずと真剣勝負。今宵もゼルダは最高潮。スーパーファミコンゼルダの手。